Ah, hi people of YouTube! Eccoci arrivati a inizio agosto. Fa veramente caldo, ma questo non ve lo devo dire io. Sicuramente lo percepite anche voi quanto caldo stia facendo in questo momento. Anche se in questo momento fuori dalla mia finestra sta avvenendo il finimondo. Sì! Sì! Neanche ho finito di dire che fa caldo e sta diluviando fuori dalla mia finestra, ma meno male, almeno si rinfresca un po' l'aria. Come da titolo avrete letto, questa è la mia consueta pausa estiva, la mia pausa di circa un mese in cui cerco di mettere da parte più video possibili, di crearne di altri, di montare quelli che ho. Insomma, cercare di andare un po' con più calma e non andare tutto rush continuo avanti e indietro così, Dio mio. Perché per quanto mi diverta comunque c'è tanto lavoro dietro. Ma se hai aperto questo video anche per la seconda parte del titolo, lascia che ti spieghi qualcosa. Oppure se non ti interessa nulla di come sto in questo momento, puoi saltare a questo minuto. Tranquillo, non me la prendo. Allora, da dove possiamo iniziare? In questo momento io, oltre alla mia solita pausa estiva, ho bisogno di una pausa effettiva. Una pausa che veramente mi lasci un po' di tempo anche per me stesso, perché quest'ultimo periodo per me è stato veramente, veramente pesante. Ci sono tante cose che succedono nella mia vita, al di fuori di YouTube, che ovviamente voi non potete sapere, che magari condivido ogni tanto in live, ma che per la maggior parte cerco di tenere per me stesso. Dall'incirca all'inizio dell'anno ho iniziato ad avere un po' di problemi emotivi. Ogni tanto ho dei momenti in cui scazzo totalmente, a volte crollo, a volte sono forte come una roccia, a volte mi sgretolo come la sabbia. Insomma, ultimamente sono emotivamente instabile. Ma comunque nella mia vita sono circondato di persone che comunque mi stanno vicino, che mi fanno capire che nonostante tutto non sono da solo. Ma molto spesso il mio cervello queste cose se le dimentica, o se non se ne dimentica viene sovrastato dal senso di inadeguatezza continua, un senso di non essere abbastanza, un senso di non essere all'altezza delle situazioni, un senso continuo di disagio. Una cosa che una volta riuscivo tranquillamente a non pensarci, ma che per via di tante problematiche ultimamente non riesco a sovrastarlo. Aggiungiamo a tutto questo anche che nel mio lavoro attuale sto subendo forti pressioni, continue pressioni di ogni tipo. Non starò qui a dirvi di che azienda si tratta, non starò qui a dirvi che cosa mi stanno facendo passare ultimamente, però veramente sono arrivato a un punto in cui non sopporto più tutto questo. E nonostante questo comunque non posso semplicemente lasciare andare. Uno, perché sarebbe sbagliato, e due, perché sarebbe quello che vorrebbero. Ma credo che se esiste veramente, il karma prima o poi farà il suo giro. O forse effettivamente ci spero. Ci sono persone che lavorativamente parlando ti sfruttano veramente all'inverosimile e cercano continuamente di passarla liscia. C'è chi effettivamente ci riesce e è saltata la corrente. Problemi tecnici, ragazzi. È tornata la luce. Come stavo dicendo, ci sono persone che ti sfrutteranno veramente all'inverosimile e c'è chi effettivamente la passa liscia e c'è chi prima o poi le pagherà. E come dicevo, io spero che il karma prima o poi faccia il suo corso. Forse anche perché effettivamente sono stanco. Sono arrivato veramente a un punto in cui sono veramente stanco. Vorrei solamente una vita tranquilla. Sarebbe un sogno poter vivere con YouTube, quello sarebbe sicuramente un grande obiettivo. E che ci crediate o meno, io tutto questo lo faccio veramente con tanta passione. Io mi metto qui dopo il lavoro a continuare a montare e a registrare ogni mio singolo video, a metterci la mia faccia su ogni singolo video. Sarebbe tanto facile fare un video gameplay senza niente, senza tagli, senza la mia faccia, senza il mio commento. Sarebbe tutto più semplice, ma non sarebbe questo il mio canale. Ogni singolo video io spero che ogni volta si apprezzi quanta passione ci metto, perché questo è il mio messaggio, il fatto di non mollare ciò a cui tieni, perché questo canale è una cosa a cui tengo veramente davvero davvero tanto. Ma non solo questo, non è una singola ossessione. Nella mia vita ci sono tante cose a cui tengo. Tengo la mia relazione, tengo le mie amicizie, tengo alla vita personale che ho costruito veramente con tanta fatica e che per poco non ho quasi perso. Tutto questo, ragazzi, per dirvi che sono veramente stanco. Ho bisogno di una pausa, ma non si molla un cazzo. Fino a che riesco, fino a che
questo regge ancora, mi vedrete sempre su questo canale, mi vedrete sempre con un sorriso, magari a volte imbronciato per qualche gioco strano, ma vedrete sempre me in questo canale. Come le persone che mi conoscono al di fuori di questo canale vedono la persona che sono, a volte forte, a volte scherzosa, a volte fragile, perché è questo che sono. Non sono semplicemente una figura all'interno di uno schermo, sono me stesso. Ma chiusa questa singola parentesi, torniamo alla parte che a voi interessa. Tutti i video che torneranno da dopo agosto, o comunque a inizio settembre, dipende un po' quanto mi prenderò questa pausa. Che bello che continua a saltare la corrente. Ok, ho dovuto un attimo spegnere i faretti perché purtroppo sta continuando a saltare la luce. Che bel momento per poter registrare. Meno male che non stavo registrando la console adesso, sennò... Dicevamo comunque, la programmazione da dopo questa pausa estiva. Allora, attualmente il canale è diviso in questo modo. Alle 2:30 carico uno short, che come molti si saranno accorti è sempre uno short di Pokémon Infinite Fusion. Grandissimo gioco che abbiamo fatto in live, che adoro veramente tantissimo, ma da questo ritorno cercherò di variare anche il contenuto. State all'occhio, cercherò di impegnarmi per questo. Alle 15 viene caricato un gioco vecchio, solitamente un gioco PS1, PS2 o PS3. Madonna mia, dire che la PS3 è vecchia adesso mi fa sentire vecchio a me stesso ora. Ma il mercoledì, sempre alle 15, viene anche caricato il video speciale. Solitamente un unboxing, un tutorial, i nostri viaggi... Insomma, un video che non è un semplice gameplay, qualcosa a cui tengo e che mi piace condividere. Alle 16:30 viene caricata la serie lunga. Fino ad oggi era Persona 3 Reloaded, che in teoria, tornato dalle vacanze, proseguiremo con l'uscita del DLC. Ma, una volta finita quella serie, cercherò di portare un'altra serie lunga come Golden Sun o simili. Abbiamo portato un po' di tutto, Saint Row, Golden Sun, Mario Luigi... Cercherò sempre di portare qualcosa di lungo e davvero interessante. Ed infine, anche se in questo periodo non sta più succedendo, quindi cerco di incastrare le cose in modo interessante, alle 18 viene caricato un secondo video. Solitamente un gioco un po' più nuovo, o comunque una serie abbastanza importante, come ad esempio Fallout 3 moddato. Serie che mi sta dando davvero tante soddisfazioni. Ma, come vi stavo dicendo, questo è un punto di domanda. Perché purtroppo, per via del lavoro, per via di tutte le pressioni che mi stanno facendo, per via di tutto un po' quello che sta succedendo, attualmente portare 4 video, 3 se non contiamo lo short, anche se anche lì c'è molto lavoro dietro, è abbastanza impegnativo. Ma spero che in questo mese di pausa, mettendo da parte un po' tutto, iniziando un po' a sistemare tutto, io riesca a ritornare a uno stile che mi piace, al modo solito in cui mi piace creare video. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno seguito per intero questo video, ma ringrazio anche chi semplicemente ha guardato solo la parte che gli interessava. Come ho detto, tranquilli, non è un problema. Ma per chi ha seguito questo video per intero, grazie, perché voglio ricordarvi che oltre quello schermo, sia per voi sia per me, c'è sempre una persona. E io sono davvero contento che molti commenti mi ringrazino del tempo che gli faccio passare in compagnia, dei bei video che porto, semplicemente anche di farli ridere. Cioè, queste cose davvero mi fanno davvero felice. E forse anche uno dei motivi per cui non voglio ancora mollare. Perché finché riesco, cercherò sempre di portarvi un sorriso, una risata o anche semplicemente un gioco che vi piace. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo dopo questa pausa estiva. Ciao a tutti!